E soprattutto, ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di secondo episodio di Clonata da Phantom. E qua faremo un altro livello, qua sarebbe la visione, trattino punto 2 qua. Tanto mi piacerebbe sapere se l'8 luglio si tratta proprio di si tratterà proprio di un remake o di una semplice remaster ed è quello che esce. Ok. Fin qui tutto semplice qua. Credo che le parti più difficili arriveranno più in avanti, credo. Andiamo avanti. Beh, sì. Non so se mi perdo. Fatto quel coso, come faccio a prendere? Too easy. No, perché non ho idea di come sarà rimasterizzato oppure fatto come remake. Questa parte qua ricorda un po' Tomb Raider, credo. Non ci ho giocato molto ultimamente. Passiamo attenti qua perché questo qui non si può. Sono il nemico qui non si può danneggiare. Troppo. Non c'è modo. Non so se voi siete proprio contenti che sto portando una nuova serie. Niente fatto, proprio lascio. Se le cagate, assurde. Parte qui, non so come raggiungere. Ma ho fatto una cagata, forse. Ok, una mente in più. E ci servirà. Forse fare meglio a raccogliere un paio di vite in più.
perché ci serviranno proprio nei livelli più difficili. Ah già, è vero, perché qua ogni visione, cioè nelle visioni finali del mondo 1, sa che dobbiamo salvare quella ragazzina, eh? Perché poi questo tizio qui farà cadere proprio nel il mondo, proprio nell'oscurità più tremenda. Non so se sentite la mia voce, perché ok, boss fight. La prima boss fight in sto gioco comunque è una cagata, perché tanto basta colpi di dietro perché da davanti è invulnerabile. Lo sto colpendo da dietro. E ok, niente di più semplice. Questo boss proprio era una ciofeca. Ha suonato la campana. Ovviamente, vabbè, questo episodio qua lo registrerò, lo caricherò domani, so che sto registrando già quasi verso le 1 di notte, e credo che lo caricherò tranquillamente domani. Ok, mi sa che termina qui anche questo episodio di Ronaldo Dorothy Phantom Mine. Adesso che ne è tutto e ci becchiamo alla prossima.